Ciao amici, benvenuti nel nostro canale A-Tech per un altro argomento. Oggi vi presenteremo un video sull'idrogeno e il suo ruolo nella transizione energetica. I ricercatori hanno raggiunto un importante passo avanti nelle tecnologie che coinvolgono l'idrogeno. Ma cosa cambierà nelle vite di tutti i giorni? E perché queste scoperte sono importanti? Prima di rispondere vi invitiamo ad iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche. Andiamo! L'idrogeno è l'elemento più comune e abbondante nell'universo. Si lega molto facilmente ad altri elementi ed è per questo motivo che è un importante vettore energetico. Molti campi sono interessati a questo gas perché può essere una parte importante di una cella a combustibile. Può aiutare a ridurre le emissioni di gas serra. Mettendolo in una cella a combustibile, la reazione produce solo acqua. Ma perché questa tecnologia non è ancora diffusa nel mondo? Il motivo principale è che deve essere estratto da altri elementi. Attualmente ci sono due metodi per produrre idrogeno. Il primo riguarda il reforming del gas naturale mediante vapore. Questa tecnica è la più semplice e meno costosa da eseguire. Consiste nel creare una reazione del metano con l'acqua. Questa reazione produce idrogeno e anidride carbonica. A prima vista il processo sembra davvero semplice, ma c'è sempre un problema. Lo scopo dell'utilizzo dell'idrogeno è ridurre le emissioni di gas serra. Tuttavia, avrete sicuramente notato che il prodotto della reazione contiene anche CO2, che è un gas che contribuisce all'effetto serra. Ma i processi consentono di produrre idrogeno privo di carbonio, rendendolo un elemento più ecologico. Per fare questo, catturiamo la CO2 prodotta e la immagazziniamo per altri usi. Ma questo ci porta a un altro problema molto più reale. Il gas naturale è un combustibile fossile, non è illimitato e ad un certo punto le riserve mondiali si esauriranno. Inoltre, quasi il 95% della produzione di idrogeno nel mondo passa attraverso il gas naturale. Con il fabbisogno attuale, il gas naturale potrebbe esaurirsi molto prima delle stime. Questo ci porta ad osservare il secondo metodo di produzione dell'idrogeno. Questo metodo prevede l'estrazione dell'idrogeno dall'acqua. Questa è la reazione di elettrolisi, probabilmente l'avete già sperimentata a scuola. Consiste nel far passare la corrente attraverso l'acqua. La reazione separa quest'ultima in diidrogeno e ossigeno. Sulla carta sembra molto semplice ed ecologico, ma questo è solo in teoria. Per la produzione su larga scala la situazione è tutt'altro che la stessa. In effetti, per produrre idrogeno è necessaria un'enorme quantità di elettricità. Questo porta a un bilancio energetico negativo per questa reazione. La perdita può raggiungere il 60%. Ma non è tutto. La maggior parte delle attuali fonti di elettricità proviene ancora da combustibili fossili. Come avrete capito, ciò equivale a produrre idrogeno con un'impronta di carbonio piuttosto elevata. Per aiutarvi a capire meglio la situazione in cui si trova l'idrogeno, ci sono alcune classificazioni di cui dovreste essere a conoscenza. Abbiamo idrogeno grigio, che si ottiene da materie prime fossili. C'è anche idrogeno blu, ottenuto da fonti fossili ma dove è stata recuperata la CO2. Abbiamo anche idrogeno giallo, prodotto dall'elettrolisi sotto l'energia nucleare. E infine c'è l'idrogeno verde, che si ottiene per elettrolisi con energia rinnovabile. È il verde che migliora l'efficienza energetica dell'idrogeno. Nel frattempo, l'ultimo problema riscontrato è lo stoccaggio dell'idrogeno. Anche in questo caso i produttori devono affrontare sfide importanti. Attualmente lo stoccaggio dell'idrogeno può essere effettuato in due modi. Il primo è comprimerlo a 700 bar, il secondo è quello di liquefarlo. Entrambi questi metodi sono efficaci nel consentire un migliore utilizzo dell'idrogeno, ma questa operazione richiede energia. Ciò significa che anche la densificazione dell'idrogeno è molto costosa. E torniamo a un ciclo di problemi ricorrenti. Nonostante ciò, gli specialisti ritengono che l'idrogeno sia un elemento chiave della transizione energetica. Ma come fare? Prima di sviluppare questo argomento, scopriamo insieme i diversi usi quotidiani dell'idrogeno. Il miglior uso dell'idrogeno rimane il suo contributo nella cella a combustione. Una delle applicazioni della cella a combustibile è la propulsione delle auto elettriche. Ma in un punto differisce dai veicoli che utilizzano batterie agli ioni di litio. Quest'ultima utilizza solo l'energia elettrica immagazzinata nella batteria, ma per l'auto a idrogeno la cella a combustibile produce elettricità attraverso le reazioni di idrogeno e ossigeno. In poche parole, l'auto a idrogeno è più facile da usare. Basta riempire il serbatoio dell'idrogeno per poter guidare. Non ha bisogno di aspettare diverse ore in una stazione di ricarica come un'auto elettrica. Dov'è allora il problema con l'auto a idrogeno? Perché non domina ancora il mercato? Bene,
le auto elettriche stanno guadagnando sempre più trazione. Oltre al costo di produzione dell'idrogeno, anche il suo immagazzinamento nell'auto è un problema. Lo stato liquido in cui è immagazzinato presenta un pericolo di esplosione. I conducenti non sono davvero al sicuro rispetto alle auto elettriche. E nonostante questi problemi, gli specialisti sono fiduciosi nel futuro successo dell'idrogeno. Ad esempio, l'azienda Isata sta cercando di migliorare le prestazioni degli elettrolizzatori. L'obiettivo è ridurre le perdite di idrogeno durante la produzione. Prima questa perdita poteva raggiungere il 60%, quindi sia che utilizzassimo combustibili fossili o rinnovabili, il risultato rimane lo stesso. Questa perdita di idrogeno deve essere regolata ed è necessario analizzare dall'elettrolisi allo stoccaggio nella cella a combustibile. Isata pensa di aver trovato la causa di questa perdita. Si tratta delle bolle che si creano durante la reazione di elettrolisi. Queste bolle si attaccano agli elettrodi e quindi riducono l'efficienza dell'elettrolizzatore. L'azienda Isata non è alla ricerca di una soluzione sulla fonte energetica meno costosa. Infatti, aumenta la resa di idrogeno. Per questo utilizza una nuova tecnologia. Si tratta di metodi a membrana elettrolitica polimerica, o PEM. L'obiettivo è continuare la produzione di idrogeno nonostante la presenza di bolle. Per questo il PEM consente ai catodi di produrre idrogeno gassoso. Ma non è tutto. L'elettrolita capillare di Isata ha un serbatoio sul fondo. Quest'ultimo consente all'elettrolita di stare lontano dagli elettrodi. Il contatto avviene solo al momento dell'aspirazione attraverso un separatore interelettrodi. Questo approccio consente di produrre gas rimuovendo l'ambiente gorgogliante. I primi test hanno ottenuto una resa del 98%. In confronto, un'elettrolita convenzionale offre una resa molto inferiore, attenuando il 70-80%. Con questo nuovo rendimento, l'azienda riesce a compensare buona parte dei costi energetici. Così può finalmente partire il settore dell'idrogeno. Ma ciò non risolve ancora i problemi di immagazzinamento. Infatti, se il problema della sicurezza non viene risolto, i conducenti non compreranno mai auto a idrogeno. Anche in questo caso i ricercatori hanno fissato l'asticella piuttosto in alto e sono stati in grado di trasformare l'idrogeno in uno stato solido. Questa nuova forma di idrogeno è più facile da immagazzinare, non rischia nemmeno di esplodere e potrebbe rivoluzionare completamente il mondo delle auto elettriche. Inoltre, giganti come Tesla si trovano minacciati dalla svolta dell'idrogeno, ma queste scoperte sono ancora solo allo stadio sperimentale. Dovremmo aspettare ancora qualche anno prima di vedere questa rivoluzione arrivare a casa nostra. Questo dà agli altri costruttori il tempo di scegliere la strada giusta da intraprendere e forse cambieranno idea quando la ricerca porterà risultati più concreti. Ma nel frattempo le auto elettriche detengono ancora una quota importante nel mercato automobilistico. Non è per domani che perderanno il loro posto. Molti produttori stanno attualmente lavorando per migliorare la durata della batteria e il tempo di ricarica. Questo offre un'entusiasmante rivalità tra le due tecnologie, che di per sé è una buona cosa. In effetti questa competizione potrebbe portare a un'accelerazione della ricerca sull'idrogeno. Ma i beneficiari sono senza dubbio gli utenti, che avranno più scelte. E chissà, magari vedremo anche una combinazione delle due tecnologie. Solo il futuro ce lo dirà. Il nostro video sta volgendo al termine. Speriamo che vi sia piaciuto. Pensate davvero che l'idrogeno abbia il suo posto in un mondo in cui regna Elon Musk? Lasciateci la vostra opinione nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi e cliccate sul piccolo pollice blu. Attivate le notifiche per rimanere aggiornati sui nostri prossimi video e a presto su A-Tech!